non c'è Usain Bolt, uno dei grandi assenti di questa rassegna. Bolt ha chiuso la sua stagione la scorsa settimana a Parigi, ma non in un meeting, shooting, fare comunque presenza per i suoi sponsor. Dedica 30 giorni all'anno agli sponsor Usain Bolt, che nella stagione in cui praticamente non aveva gareggiato aveva comunque guadagnato attorno ai 18-19 milioni. Quest'anno si è dedicato maggiormente anche agli sponsor, lo ritroveremo nella prossima stagione. Ma ora vediamo nel dettaglio questi 200 metri di alto livello con, avete visto, Dwyer, il giamaicano, il corso numero 9, quindi il campione del mondo di 400 Van Niekerk, Ogunode, il sudafricano, parte in corsia numero 7, mentre vediamo Francis in corsia numero 5, l'atleta ventenne delle Antille, Borlé in corsia numero 4, mentre Gatlin in corsia numero 5, ce l'hanno già fatto vedere uno dei due Borlé, Jonathan Borlé, quindi Ashmid in corsia numero 3, l'atleta giamaicano di 25 anni, Young l'americano in corsia numero 2 e poi il belga Amut Matus in corsia numero 1. L'anno scorso Gatlin si imponeva nei 100 e nei 200, vedremo se riuscirà a ripresentarsi anche in questa serata al massimo delle sue potenzialità. L'abbiamo visto vincere i 100, non brillantissimo, non così esplosivo come ce lo ricordiamo. Vedremo se anche il tempo di Gatlin, anche perché la miglior prestazione stagionale è quella di Bolt, 19.55, che ha abbassato di un solo centesimo il tempo fatto segnare da Gatlin a Eugene. Tutto è pronto per questa gara dei 200. Ricordo in corsia numero 6, Justin Gatlin, argento ai mondiali dietro Bolt. Chi potrebbe contendergli il primato, ovviamente? Ogunode e Van Niekerk. Partenza valida in questo 200, vediamo come esce il blocco di partenza. Vi ricordo ancora una volta in corsia numero 6, Justin Gatlin. Vediamo chi si presenta davanti, la curva con Van Niekerk che ben piazzato, vicino a lui Ogunode, Gatlin invece in difficoltà. Ogunode va a vincere, mentre Gatlin completamente spompato termina lontano dai migliori. Ogunode 19.97, miglior prestazione personale della carriera per l'atleta catariota, per il 24enne. Ora vediamo gli altri tempi, 20.22 per l'atleta delle Antille Francis. Dwyer giamaicano si presenta con un terzo posto in 20.27. Van Niekerk, che a un certo punto al termine della curva era molto ben piazzato, il campione del mondo dei 400, poi però non è riuscito a confermarsi anche sul rettilineo finale, mentre tra l'altro dovevano essere al via anche Alonso Edward, colui che, come detto in precedenza, si è imposto nella Diamond Race grazie al successo di Zurigo, ma si è infortunato in settimana in uno dei meeting non di Diamond League e dunque ha dovuto rinunciare a questa gara, così come Isaac Magvala della Botswana, il quinto dei mondiali sui 400 metri, dunque erano previsti due 400 metristi, alla fine si è presentato soltanto Van Niekerk che ha chiuso in 20.37, mentre vedete una gara fuori concorso comunque questa, esatto, non appartenente infatti c'è un solo atleta che è sceso sotto i 20 secondi, ovvero